Allora, stamattina dobbiamo fare il teorema dell'Hopital e poi diciamo, studiamo il concetto di, diciamo, la nozione di convessità di una funzione. Cominciamo col teorema dell'Hopital. Allora, supponiamo di avere una funzione f definita da valori in R a ordine aperto questo 0 di A e supponiamo anche anche G funzione da A valore in R, supponiamo che esiste f' di x, primo di x per ogni x appartenente ad A. Quindi sostanzialmente le funzioni f e g sono derivabili in un intorno di x con 0. Poi supponiamo anche che il limite per x che tende a x con 0 di f di x è uguale al limite di x che tende a x con 0 di g di x che sia uguale a 0. Quindi le funzioni sono entrambe infinitesime del punto 0. Poi supponiamo che esiste limite per x che tende a x con 0 di f' di x fratto g' di x diciamo anche in senso più infinito meno infinito, quindi appartenente al reale A, quindi questo limite può esistere finito oppure può esistere più infinito meno infinito. Allora il limite per x che tende a x con 0 di f di x meno f di x con 0 fratto g di x meno g di x con 0, che in realtà è il limite per x che tende a x con 0 di f di x su g di x, questo qui chiamiamolo lambda appartenente a R ampliato, ma questo limite fa probabilmente ho fatto un enunciato con una scrittura un po' prolissa, però il concetto che voglio illustrare è che vedremo che se esiste questo limite, esiste questo limite se diciamo non esiste questo, nulla si può dire su questo punto. Quindi il viceversa di questa implicazione non è vero. Poi lo spiegheremo con degli esempi. Ripeto, noi cosa stiamo facendo? Vogliamo fare il limite per x che tende a x con 0 in rapporto di due funzioni infinitesime, ok? Naturalmente per poter mettere la g al denominatore dobbiamo anche supporre che la g sia diversa da 0 in intorno di x con 0. O lo scrivo così o lo scrivo così è la stessa cosa, perché le funzioni sono derivabili, quindi continue, quindi il valore della funzione x con 0 per la f per la g è 0. Ma cosa mi dice il teorema dell'Hopital? Mi dice che se io faccio, invece di fare quel limite lì, faccio il limite delle derivate, questo limite c'è, anche il limite originale fa lambda, anche il limite originale faceva. La dimostrazione sono praticamente due righe. Supponiamo che x sia maggiore di x con 0,
che andiamo a fare f di x su g di x, quindi lo facciamo dalla parte destra, poi in maniera analoga si fa dalla parte sinistra. Questo è uguale a f di x meno f di x con 0 fratto g di x meno g di x con 0, sempre per il fatto che f di x con 0 e g di x con 0 fanno 0. Ma questo per il teorema di Cauchy è uguale a f' di xi fratto g' di xi, dove xi è un opportuno punto compreso tra x con 0 e x. Adesso se fate tendere, se adesso faccio tendere x a x con 0 e faccio il limite per x che tende a x con 0 da destra di f di x su g di x, questo è sicuramente, diciamo, se esiste questo limite che sta scritto a destra, il limite per x che tende a x con 0 da destra di f' di x che è uguale a lambda, perché questo limite rapporto tra le derivate esiste ed è uguale a lambda. Poi ripeto il ragionamento da sinistra, il limite da sinistra è ancora uguale a lambda e quindi il limite, diciamo, è uguale a lambda. Allora questa è una diciamo, è un caso cui va tutto il nome di teorema dell'Hopital. In realtà si chiamano teoremi dell'Hopital anche quelli in cui f e g invece di essere infinitesimi tendono a più infinito, oppure anche quelli in cui x con 0 non è un punto di R ma facciamo tendere x verso più infinito meno infinito. Diciamo, la dimostrazione in tutti i casi è una variante di questa qui e lo facciamo, ci vogliamo per tempo e faremo gli enunciati. Prima di andare a fare gli altri enunciati, andare a scrivere gli altri enunciati, voglio però discutere con degli esempi cosa significa questo teorema, perché è utile e poi i limiti di questo teorema quando non è utile. Allora andiamo a fare questo limite qua, l'esempio più naturale non lo posso fare perché non ho fatto l'altro enunciato, comincio a fare l'esempio 1. Prendiamo f di x uguale x all'alfa, la prendiamo x compreso tra 0 e 1, prendiamo f di x uguale a x alla alfa, alfa numero reale maggiore di 0, e poi prendiamo g di x uguale 1 su logaritmo x. Ora, in realtà, anche in questo esempio le ipotesi non sono soddisfatte perché le funzioni sono definite a destra di 0. Però è chiaro che le funzioni si possono prolungare con continuità in 0, x alla alfa per x che tende a 0 da destra tende a 0, questo per x che tende a 0 da destra tende a 0. Diciamo, nei punti diversi da 0, queste funzioni, nei punti compresi da 0 e 1, diciamo, queste funzioni hanno la derivata, quindi diciamo, se andate a rifare la dimostrazione esattamente come l'abbiamo fatta prima, la dimostrazione funziona, è tutto adeguato, quindi già questa potrebbe essere una piccola estensione, no? Cioè nel senso che noi invece di farlo in un intorno, avere le funzioni definite in un intorno di A, sono definite solo tra x con 0 e x con 0 più delta.
a quel punto mi servo questi pochi, mi servo questi altri pochi, e però io non mi serve altro, non mi serve neanche che le funzioni siano definite. Naturalmente qua invece di scrivere f di spostare ci devo scrivere il limite. Comunque, qual è il discorso? Il discorso è che adesso se io faccio f di x su g di x, questo lo posso scrivere come x all'alfa per logaritmo di x. Io voglio fare il limite per x che tende a 0 da destra di x all'alfa fratto 1 sul logaritmo x. O lo scrivo così, o lo scrivo così, è la stessa cosa. Bene. Vediamo un po'. Facciamo il contrario, facciamo il limite sempre uguale. Questo lo posso scrivere però come, no, mi servono le altre varianti del teorema dell'Hopf. Mi conviene scrivere piuttosto così. Lasciamo stare questo esempio, facciamo l'altro che è più facile. Poi facciamo anche qui. F di x uguale alla x, g di x uguale x all'alfa. Stavolta x appartiene a 0 infinito. E voglio fare il limite per x che tende a più infinito di e alla x fratto x all'alfa. Cominciamo con il caso alfa uguale a 1. Ecco, per x che tende a più infinito queste due funzioni non sono infinite, se sono infinite. Però il teorema di Hopf dà valore lo stesso. Quindi questo limite è uguale al limite per x che tende a più infinito del derivato, del rapporto tra le derivate di queste funzioni. Ma la derivata di alla x è uguale alla x, la derivata di x fa 1, questo limite di destra esiste e fa più infinito. Quindi anche questo limite di sinistra esiste, fa più infinito. Adesso se io volessi calcolare il limite di x che tende a più infinito di alla x fratto x quadro, non dovrei fare altro che un passaggio in più, perché applicando il teorema dell'Hopf una prima volta dico che questo limite è uguale al limite per x che tende a più infinito della derivata del numeratore che fa sempre alla x fratto la derivata del denominatore che fa 2x, che ancora però non so, vabbè, oppure o mi sono fatto l'esercizio prima e ho dimostrato che quello fa più infinito, o se no applico un'altra volta il teorema dell'Hopf e stavolta fa il limite di alla x fratto 2 e fa più infinito. È chiaro che in questo modo io posso fare il limite per x che tende a più infinito di alla x fratto x alla n dopo n passaggi, dopo l'applicazione di n volte del teorema dell'Hopital, sopra derivando n volte mi rimane e alla x, sotto mi viene n fattoriale che è una costante. Sappiamo che la funzione di alla x per x che tende a più infinito è più infinito, quindi questo è il limite qua. Ok?
Quindi in questo senso il teorema dell'Hopital in quell'altra variante che poi, di cui poi scriveremo nel chat è utile, perché voi avete una cosa che, per quanto ovvia, perché voi sapete che la funzione esponenziale cresce più velocemente di qualunque polinomio, però per quanto ovvia, se la volete dimostrare, diciamo, direttamente, fate un po' fatica, si deve fare un po' fatica, si può fare ma si richiede una certa fatica. Invece in questo caso particolare, siccome le derivate sono estremamente semplici da calcolare, applicando n volte il teorema dell'Hopital, risulta che il tutto va più. Ecco, se adesso avessimo il limite per x che tende a più infinito di l x fratto x alla alfa, supponiamo alfa per comodità compreso tra un certo k e k più 1. Nel caso che alfa sia un numero naturale l'abbiamo già fatto. In questo caso dobbiamo applicare il teorema dell'Hopital k più 1 volte. Vi faccio vedere cosa succede dopo che l'ho applicato k volte. Sopra ho sempre alla x, sotto ho alfa per alfa meno k più 1, per x alla alfa meno k. Adesso queste sono ancora due funzioni infinite per x che tende a più infinito, perché e alla x tende sempre a più infinito, a alfa meno k è un numero positivo, quindi per x che tende a più infinito questa è ancora una funzione che tende a più infinito. Quindi si può applicare un'ultima volta il teorema dell'Hopital, quindi qua mi viene il limite per x che tende a più infinito, sopra rimane sempre alla x e sotto mi viene alfa per alfa meno 1 per alfa meno k, e qua mi viene x all'alfa meno k meno 1. Adesso se ci fate caso, questa quantità tende a 0 da destra sotto, perché stavolta l'esponente è negativo, tutti questi numeri sono positivi, e quindi più infinito fratto una cosa che tende a 0 da destra, il coefficiente davanti è positivo, quindi tende a più di infinito. Okay. Quindi questo è il primo esempio. Torniamo all'esempio di prima e chiamiamo esempio 2. Abbiamo f di x, chiamiamo logaritmo di x, x compreso tra 0 e 1, g di x uguale x alla alfa, alfa è un numero reale positivo, e adesso andiamo a fare il limite per x che tende a 0 da destra, x qua alla meno alfa, logaritmo di x fratto x alla meno alfa, che se preferite è il limite di x che tende a 0 da destra di x alla alfa logaritmo x, che era la stessa cosa che avevamo scritto prima, però se vedete ho invertito numeratore e denominatore. Invertendo numeratore e denominatore e prendendo il reciproco, in realtà queste non sono, anche qui non sono funzioni infinitesime per x che tende a 0 da destra, ma sono funzioni entrambe infinite. Per x che tende a 0 da destra il logaritmo tende a meno infinito, invece quest'altra tende a più infinito, perché x alla alfa tende a 0 da destra, x alla meno alfa il reciproco tende a più infinito. O comunque, se la scrivete così, è una forma indeterminata del tipo 0 per più infinito.
Allora, se porto questo, il denominatore diventa meno infinito su più infinito. Se porto l'altro al denominatore come volevo fare prima, diventa 0 su 0. È vero che diventa 0 su 0, però le derivate sono più facili da fare se metto questo al numeratore e quest'altro al denominatore. Qua basta applicare il teorema dell'Hopital una sola volta. Per quale motivo? Per qua devo fare il limite per x che tende a 0 da destra, la derivata del numeratore, cioè logaritmo x fa 1 su x, la derivata del denominatore fa meno alfa per x all'alfa meno 1, quindi alfa lo prendiamo, sì, va bene, se alfa è maggiore di 0, questo in ogni caso, quindi quanto viene? Viene il limite per x che tende a 0 da destra di scusate, meno alfa meno 1, quindi portando al numeratore viene x alla alfa più 1, quindi viene meno alfa x alla alfa, quindi se ci fate caso questo viene 0 meno. Allora, la derivata del numeratore, ha detto logaritmo di x, la derivata faceva 1 su x, la derivata del denominatore faceva meno alfa x allo stesso esponente, meno alfa meno 1, ok? Quindi portandolo adesso al numeratore diventa meno alfa sotto e meno 1 su alfa, ma la cosa non è importante questa, la cosa importante è che questo portato al numeratore diventa x all'alfa più 1, il più 1, l'esponente più 1 si semplifica con la x che sta di sotto e quindi rimane meno 1 su alfa x all'alfa. Ora, alfa è una costante positiva, 1 su alfa è una costante positiva, o almeno davanti è una costante negativa, x all'alfa tende a 0 da destra, tende, e quindi moltiplicato per una costante negativa tende a 0 da sinistra, quindi 0 meno. Vogliamo essere precisi, o se non diciamo soltanto estende a 0. Quindi abbiamo imparato due fatti, in realtà questi fatti sono la stessa informazione, perché questo limite si può trasformare nell'altro. Questo limite, se io faccio la sostituzione, il limite per x che tende a 0 da destra del logaritmo di x fratto x alla meno alfa, faccio la sostituzione x uguale e alla meno t, se t tende a più infinito e alla meno t tende a 0 da destra, se ci fate caso. Allora, questo che cosa diventa x e alla meno t su alfa, per la precisione? Allora, t tende a più infinito, t su alfa tende a più infinito, con meno davanti tende a meno infinito, e alla meno infinito tende a 0 da destra perché è esponenziale. Allora, quindi questo qua diventa il limite del t che tende a più infinito di che cosa? Sotto c'è e alla meno t su alfa per meno alfa fa e alla t, e sopra cosa c'è? C'è logaritmo di e alla meno t su alfa, ok? Quindi viene meno t limite del t che tende a più infinito meno t su alfa fratto t alla t. Ora, a parte la costante che è una costante negativa, qua abbiamo t fratto e alla t che per t che tende a più infinito tende a 0 da destra perché sono quantità positive, è il reciproco di quella di prima, no? Quella di prima andava a più infinito e quindi questa tende a 0 da destra, con la costante meno 1 su alfa davanti tende a 0 meno. Mi sembra di non aver fatto errori, se ho fatto errori mi sembra comunque il risultato è giusto. Quindi cosa abbiamo imparato con questi due esempi? Con questi due esempi abbiamo imparato che, diciamo, probabilmente il modo più veloce per dimostrare questi due risultati è il teorema dell'Hopital. Quali sono questi due risultati? I risultati sono che l'esponenziale per t, per x che va infinito
fratto qualunque monomio, qualunque polinomio, tende comunque a più infinito. Noi l'abbiamo fatto con i monomi, o con il fratto x all'alfa, allora c'era, eccolo qua, e alla x fratto x all'alfa va a più infinito. Questo lo sfruttate molto in informatica, diciamo, se avete una crescita esponenziale, per esempio, se ho un problema, può essere, diciamo, che questo problema dipenda dalla lunghezza di certi parametri. Per esempio, che ne so, io devo decidere l'algoritmo del commesso viaggiatore, no? Qual è il percorso ottimo per, diciamo, deve andare a vendere certe cose in certe città, deve decidere, le città sono n, deve decidere in quale ordine visitarle. E allora questo problema, se opportunamente formulato, se non mi sbaglio, ha una crescita esponenziale in n. Allora voi in informatica avete la differenza tra problemi polinomiali, in cui avete un certo parametro n e la soluzione del problema si può trovare in un tempo che è polinomiale in n, e problemi che si chiamano non polinomiali. Questi problemi non polinomiali in realtà non sono i problemi in cui c'è la crescita esponenziale, sono i problemi in cui l'algoritmo migliore si conosce, che si conosce, ha una crescita che è superiore a quella polinomiale, a volte esponenziale, subesponenziale, ma comunque superiore a quella polinomiale. Tuttavia sono i problemi nel quale, se date una certa informazione in più, scusate, se fornite la soluzione, si può verificare che la soluzione è quella giusta in tempo polinomiale. Un tipico problema di questo tipo è la fattorizzazione di un numero. Pensate alla fattorizzazione di un numero enormemente grande. Allora, se io, diciamo, ho un numero grandissimo, pensate a numeri di centinaia di cifre in cifre decimali, oppure a migliaia di cifre in binario, ci vuole un tempo enorme che è al di fuori della portata dei computer attuali per fattorizzare, ok? Però se io vi do i fattori, che controllare che quello lì, per esempio, se, diciamo, controllare che quelli sono i fattori di quel numero, basta fare il prodotto e verificare che viene quel numero, ok? Quindi in informatica avete questo, diciamo, o in matematica computazionale avete la distinzione tra p problemi polinomiali e np problemi non polinomiali, cioè quelli che di cui non si conosce un algoritmo che risolve in tempo polinomiale, ma che diciamo, le cui soluzioni si possono verificare in tempo polinomiale. Ovviamente P è incluso in NP, nessuno è in grado di dimostrare se P è uguale a NP. Tutti credono che P sia diverso da NP, ma non esiste una dimostrazione né dell'uguaglianza né del fatto che l'inclusione sia propria. Quindi nessuno è riuscito a trovare un problema che è, in cui può dire con certezza oggi, domani, dopodomani, che non si potrà trovare un algoritmo polinomiale per risolvere. Chiaro? Quindi, per esempio, anche il problema che dicevo prima è un problema che si sa che se arriveranno, se e quando arriveranno i quantum computers, c'è un algoritmo che va bene per i quantum computer, se funziona in tempo polinomiale, l'algoritmo di Shor, che riesce a fattorizzare i numeri in tempo polinomiale, sostanzialmente. Sono il problema dell'essere. Va bene, e allora noi abbiamo visto che per x che tende a più infinito, e alla x cresce più velocemente di x all'alfa, nel senso che questo rapporto va sempre a più infinito. Speculare a quello è il fatto, è meglio ricordarlo in questa formula, che come e alla x è l'infinito, diciamo, è un infinito più forte di ogni polinomio,
il logaritmo di x è un infinito. Quando è infinito questo? Vicino a zero. Il logaritmo di x è un infinito più debole di, veramente è infinito anche dall'altra parte, poi vediamo anche lì, succede più o meno la stessa cosa, solo là dovremmo fare il logaritmo di x fratto x alla alfa. Qua è più debole di qualunque polinomio. Qua stavolta se metto un x alla alfa con un esponente positivo, questa è una funzione infinitesima, allora come vedete mi basta un alfa qualunque, quindi anche un infinitesimo piccolo 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 in x, per annullare questo infinito e far tendere il prodotto a 0. Stessa cosa accade quando x tende a più infinito, diciamo formulata nel modo giusto, cioè supponiamo stavolta di avere il limite per x che tende a più infinito il logaritmo di x fratto x alla alfa. Beh, fate le derivate, quindi abbiamo il limite per x che tende a più infinito di 1 su x fratto un'altra volta x per x alla alfa meno 1. Quindi questo è uguale al limite per x che tende a più infinito di 1 fratto alfa x alla alfa, che fa 0. Perché stavolta, attenzione, le funzioni sono ambedue infinite, come prima. Stavolta alfa è l'esponente positivo, sta al denominatore, così x alla alfa, ma siccome x va più infinito, non va a 0. Derivando, qua viene alfa x alla alfa meno 1, la x passando al denominatore rimoltifica questo, mi fa di nuovo x alla alfa, alfa è l'esponente positivo, quindi questo va più infinito, questa è una costante, e quindi questo tende a 0, se preferite, stavolta positivamente, cioè è una quantità positiva che tende. Quindi questi due tre diciamo capisaldi li dobbiamo ricordare, perché vi serviranno un sacco di volte, pure appunto, non solo in matematica ma anche in matematica computazionale, non solo in analisi ma anche in matematica computazionale e in informatica. Però a questo punto ci sono dei limiti, diciamo, siccome questi sono limiti, ci sono dei diciamo delle situazioni nelle quali l'Hopital non si può applicare, cioè nel senso che non ne caviamo nessuna informazione. Facciamo questi limiti. Andiamo a fare degli esempi. Allora, primo esempio, cioè esempio 3. Quelli che abbiamo visto erano due esempi, facciamo esempio 3. Prendiamo come f la funzione x quadro seno di 1 su x per x diverso da 0 e 0 se x uguale a 0. E poi prendiamo g di x uguale a x. Ambedue queste funzioni sono definite su tutto f. Le funzioni sono continue, questa funzione è derivabile dappertutto, è derivabile pure in 0 e fa 0. L'abbiamo visto dopo. Mi ricordo se avevamo messo seno o coseno, ma comunque se ci mettete o coseno è la stessa cosa. La funzione sempre presenta caratteristiche simili. Adesso andiamo a fare il limite per x che tende a 0 di f di x, cioè x quadro seno di 1 su x fratto x. Oh, questo è un limite banale se lo fate direttamente, perché semplificate la x, fate tendere x a 0, ma il seno di 1 su x, essendo un seno, si mantiene limitato, compreso da meno 1 e 1, la x tende a 0 e quindi il prodotto tende a 0. Io, quello è compreso, la quantità di cui sto facendo il limite è compreso tra meno x e x, quindi tende a 0, tra meno x e x da destra e tra x e meno x da sinistra, e quindi sicuramente questo limite fa 0. Se invece io vado a fare
il limite del rapporto delle derivate, attenzione, quando scrivo diverso può venire 5 qua il limite del rapporto delle derivate? No, perché per l'orbita se qua veniva 5, anche quello doveva fare 5. Può venire più infinito? No, per lo stesso motivo, se qua veniva più infinito, anche questo doveva fare più infinito. Allora, cosa, qual è l'unica situazione che può succedere a destra? Che non esiste. Andiamo a fare la derivata, sotto c'è 1, quindi è inutile che divido per 1, faccio direttamente la derivata del numeratore. La derivata del numeratore è 2x seno di 1 su x, meno, cioè sì, meno, allora qua ho x quadro per coseno di 1 su x, per la derivata di 1 su x fa meno 1 su x quadro, questo è il meno 1 su x quadro, è quello che porta il segno, cioè sarebbe più x quadro per coseno di 1 su x per meno 1 su x quadro, x quadro è 1 su x quadro, fatemelo scrivere se sarebbe più x quadro coseno di 1 su x per meno 1 su x quadro. Poi x quadro se ne va, questo tende a 0 e questo il limite non ce l'ha, si vede. Quindi cosa può succedere? Il caso più sfortunato in cui applicate l'Hopital è che fate le derivate, il limite del rapporto delle derivate non esiste, ma il limite di prima esiste. È l'unico caso in cui può andare male, perché appunto per l'Hopital se il limite fatto come limite del rapporto delle derivate c'è, adesso facciamo un altro esempio in cui l'Hopital va male, mi dite voi perché? Esempio 4. Allora, facciamo il limite per x che tende a 1 di x quadro fratto x. X quadro fratto x fa x, per x che tende a 1 fa 1. Facciamo il limite per x che tende a 1 del rapporto tra le derivate. La derivata del numeratore è 2x, la derivata del denominatore è 1, e questo limite fa, che ovviamente è diverso. Perché non funziona? È una cosa ovvia, eh? No. Andiamo a vedere se sono soddisfatti. Per le funzioni, quando x tende a 1, le funzioni, questa funzione qua quando tendeva? Questa quando tende? Questa tende? Quindi quando è che poteva applicare l'Hopital? Quando le funzioni erano entrambe infinitesime o entrambe infinite. Quindi voi tante volte prendete le funzioni, non controllate se sono entrambe infinite, ovviamente. Se non sono entrambe infinitesime o infinite, quello non è una forma indeterminata e ve lo risolvete, però certe volte voi non controllate nulla, fate le derivate e fate il limite del rapporto delle derivate. Ovviamente questo limite fa 2, mica fa 1, perché le cose si capita, non si potevano applicare. È chiaro? Un esempio banale, stupido, probabilmente non lo troverete nessun libro, perché viene ritenuto troppo stupido, ma insomma. Prima di andare a 0 e poi di andare a 1. No, questo non. Questo. Allora, questo tende a 0. Tende a 0, il rapporto tende a 0. Questo tende a 0, questo qua semplicemente non ce l'ha il limite, non esiste. Perché si semplicemente.
Ah sì, scusate. Sempre dentro il funzione. Ho sbagliato semplicemente a scrivere. Chiaro? Oh, adesso andiamo invece a scrivere le varie variabili, scrivo 2, 3, poi insomma andiamo a scrivere i vari esponenziali che valgono di L'Hopital. Allora, prima di tutto mettiamolo così, che forse è la forma più utile. Lema D dello P. Ok, allora supponiamo che F sia definita da x con 0 più delta a valori in R, g pure. Poi supponiamo che il limite per x che tende a x con 0 da destra di f di x sia uguale al limite per x che tende a x con 0 da destra di g di x uguale a 0. Poi supponiamo che esiste f' di x, g' di x per ogni x appartenente a x con 0, x con 0 più delta. Okay. Allora, se il limite per x che tende a x con 0 da destra di f' di x su g' di x è uguale a lambda, ripeto, anche i casi in cui lambda è uguale a più o meno infinito, allora il limite per x che tende a x con 0 da destra di f di x su g di x è uguale a lambda. Questa è, diciamo, naturalmente quello come l'abbiamo dimostrato prima, l'ho applicato a destra, l'ho applicato a sinistra, anzi in realtà là la funzione era definita in tutto intorno del punto. Ovviamente se i due limiti sono uguali, esiste anche il limite del rapporto delle funzioni. La dimostrazione è pressoché identica a quella di prima, non la scritta. Ecco, invece lo stesso teorema vale anche se qua il limite vale più infinito. Lo stesso teorema vale anche se qua il limite fa più infinito. Adesso, questa, facciamo la dimostrazione in questo caso qui, perché è un pochino più complicato. Allora, noi cosa sappiamo? Sappiamo che il limite del rapporto tra le derivate fa lambda, quindi esiste un sigma maggiore di 0 tale che se x è compreso tra x con 0 e x con 0 più sigma, allora
f' di x fratto g' di x appartiene a lambda meno epsilon lambda più epsilon. Facciamo il caso che supponiamo che lambda sia reale. Ok? Sia epsilon maggiore di 0, allora esiste un sigma che tale che succede questo. La G' qua. Cioè io che cosa ho applicato? Ho applicato la definizione di limite. Allora, questo tende a lambda se x distrae con 0 meno di sigma, sigma scelto in base a epsilon, f' su g' sarà compreso tra lambda meno epsilon e lambda. Allora adesso io cosa posso dire? Posso dire che andiamo a scrivere f di x fratto g di x. Adesso prendiamo x con 1 maggiore di x con 0 e minore di x con 0 più 6. Allora, come lo voglio scrivere? Lo voglio scrivere così, lo voglio scrivere come f di x meno f di x con 1 più f di x con 1. Sotto lo scrivo come g di x meno g di x con 1 più g di x con 1. Vediamo un po' se... Adesso metto in evidenza. Allora io dico che allora mettiamo in evidenza qui f di x meno f di x con 1 e sotto mettiamo in evidenza g di x meno g di x con 1. Qui cosa mi rimane al numeratore? Al numeratore mi rimane 1 più f di x con 1 fratto quella roba lì. Al denominatore mi rimane 1 più g di x con 1 fratto g di x meno g di x con 1. Ora mi serve un po' di spazio, me lo ricavo sopra. È evidente che il limite per x che tende a x con 0 da destra di tutta questa seconda, chiamiamola a di x, di a di x, questo limite fa 1. Perché? Allora, questa è una costante, f di x avevamo detto che era infinita, quindi questo tende a più infinito. Più infinito meno una costante va a più infinito, questo diviso questo va a 0, 1 più 1 più 0 fa 1. Sotto la stessa cosa, 1 fratto 1 fa 1. Ok. Allora, io cosa so però? Quindi esiste, chiamiamolo tau,
tale che questa, diciamo, se x è compreso tra x con 0 e x con 0 più tau, allora a di x è, diciamo, minore di 1, scusate, a di x meno 1 è minore di epsilon. Ok? Adesso prendo il minimo tra sigma e tau. Supponiamo che x sia compreso tra x con 0, questo minimo lo chiamo, ho finito, omega, x con 0 più omega. Allora, che cosa succede? Che f di x su g di x è compreso, se andate a fare i conti, è compreso tra lambda più epsilon per 1 più epsilon e lambda meno epsilon per 1 meno epsilon. Per quale motivo? Allora, qua applicate il teorema di Cauchy. Questo qui è uguale al rapporto tra le due quadre. Ma siccome siamo tra x con 0 e x con 0 più sigma, perché omega è minore di sigma, noi sappiamo che il rapporto tra le derivate in quell'intervallo, tra le due derivate della f della g calcolata allo stesso punto, è compreso tra lambda meno epsilon e lambda più epsilon. L'altro fattore è compreso tra 1 meno epsilon e 1 più epsilon. Ora, questo mi basta per dire che questa quantità tende a lambda? Ecco, non è, diciamo, sostanzialmente sì, perché quando epsilon tende a 0, questo tende a 1, questo tende a lambda, questo tende a lambda, questo tende a 1, questo tende a lambda, e poi questo tende a lambda. Cioè, potrei scegliere questo numero, potrei scegliere meglio, in maniera che qua, invece di venirmi questa espressione che sembra complicata, mi venga lambda meno 2 epsilon. Allora, se qua mi viene lambda meno 2 epsilon, se qua mi viene lambda più 2 epsilon, la cosa è ovvia. Quindi qua la dimostrazione è leggermente diversa, ma sostanzialmente funziona lo stesso. Qua siamo in due punti, diciamo, per x che tende a x con 0 un punto finito. Una variante di queste dimostrazioni si fa per x che tende a più o meno infinito, sia nel caso che le funzioni numeratore e denominatore siano infinitesime, sia nel caso che il numeratore e denominatore siano due funzioni infinite. Insomma, funziona sempre. Non ci mettiamo a dimostrarlo in tutti i casi, in tutte le varianti, in tutte le cose, perché le dimostrazioni sono piccole variazioni di questi ragionamenti. Ci interessa sapere che funziona, però con diciamo, le cose precise. Cioè, se noi facciamo il limite rapporto delle derivate, se il limite rapporto delle derivate fa tot, anche il limite rapporto delle funzioni fa tot. Attenzione, solo se questo limite rapporto delle derivate esiste. Se il limite del rapporto delle derivate non esiste, fermi tutti, il limite si deve andare a investigare in un altro modo, perché potrebbe succedere che il limite del rapporto delle derivate non esisteva, mentre il limite del rapporto delle funzioni esisteva. Diciamo che farlo un po', diciamo, questo caso in cui non funziona l'applicazione di L'Hôpital, bisogna un po' farlo apposta, bisogna costruirlo quasi un po' apposta, quindi 99 volte su 100 funziona. Quali sono invece i problemi pratici nell'applicazione di L'Hôpital? I problemi pratici nell'applicazione di L'Hôpital sono due: primo, controllare che le funzioni in partenza siano entrambe infinitesime o entrambe infinite dove stiamo facendo il limite, perché se non sono entrambe infinitesime o entrambe infinite, il teorema di L'Hôpital non si può applicare. Il limite di x quadro fratto x per x tende a 1 fa 1, il limite di 2x per x tende a 1 fa 2, cosa che se uno parte che sicuro che vuole applicare L'Hôpital, non controlla questa cosa e finisce per fare un errore. Il secondo motivo per cui effettivamente abbiamo dei problemi grossi nell'applicazione del teorema di L'Hôpital l'abbiamo visto nell'esercizio che abbiamo visto l'altra volta, perché quando abbiamo una funzione scritta come funzione di funzione
po', diciamo, costituito da alcuni pezzi abbastanza elaborati. Se l'orbital bisogna applicarlo già una volta, le derivate fanno moltiplicare questi pezzi, grazie alla regola di relazione della funzione prodotto e della funzione composta. Se addirittura l'orbital si deve applicare due volte, si deve applicare due volte perché la prima applicazione dell'orbital non scioglie la forma indeterminata, può capitare, no? Se quello concetto sostanzialmente è che in molti casi, se quello è un infinitesimo di ordine 2, per esempio il numeratore, la derivata sarà un infinitesimo di ordine 1. Allora, derivando due volte non è un infinitesimo, sotto la stessa cosa, quindi alla fine derivando due volte, se ho un infinitesimo di ordine 2 al numeratore e un infinitesimo di ordine 2 al denominatore, magari copio la funzione, ma bisogna derivare due volte. Allora, per quelle espressioni che abbiamo visto nell'esercizio che abbiamo fatto giovedì, la cosa nella pratica non era assolutamente fattibile, perché venivano tanti di quei pezzi che, diciamo, tanti di quegli addendi che era praticamente impossibile non fare errori. Quindi, diciamo, l'orbital è uno strumento che va tenuto da parte per quando serve, ma quando serve è abbastanza, una cosa abbastanza rara, è proprio quando non riesce a usare. E adesso io voglio, ripeto, torniamo all'esempio iniziale, a questo banalissimo esempio. Se io voglio fare il limite per x che tende a più infinito di a alla x fratto x alla 100, allora questo limite sarà pure banale, ma per x che tende a più infinito non ho sviluppi di queste funzioni, cioè so che questo è un infinito di ordine 100 e l'altro non so che infinito è, perché in realtà è un infinito superiore a ogni è un infinito che cresce più velocemente di ogni infinito, di ogni ordine polinomiale, quindi non ha un ordine. E allora come faccio? Se lo voglio dimostrare, o mi metto a di lavorare sulla definizione di limite, oppure applico il teorema dell'orbital 100 volte, sopra rimane alla x, sotto c'è 100 fattoriale una costante, e quindi va più finito. Quindi in questo caso è una soluzione molto comoda e rapida, quindi è una cosa da tenere presente, perché certe volte serve, ma in certi casi che sommato non sono, voglio dire, è come non serve in tutti i casi in cui dobbiamo andare a vedere diciamo una differenza molto fine tra il numeratore e il denominatore. Vabbè, sull'orbital penso di aver detto pure troppo. Tre minuti di pausa, ma proprio tre.